Ciao, sono Massimo, vengo dalla Toscana. Ho conosciuto questo posto, questa clinica, tramite esperienze personali. Ho fatto un giro di preventivi in Italia, come succede sempre, e mi sono spaventato, ho avuto una paura tremenda. Ho visto l'incompetenza, ho visto l'attaccamento ai soldi e non alla professione. Niente, poi vedi come succede ora con internet, si può fare tutto, quindi mi sono documentato e per fare questo ci ho messo un anno e mezzo, quindi insomma qualcosa ho imparato. E niente, vedendo i filmati e più che altro le esperienze delle persone che narravano, ho dato fiducia al dottor Palmas. È una persona che ci mette il cuore comunque, perché si vede, ha una passione tremenda, e poi niente, quello che ha creato intorno a lui. Io ho avuto l'esperienza in Moldavia per la prima volta, 7 giorni, e non vi dico la paura che ho avuto. Però dopo il secondo giorno, non sentendo dolori, non sentendo niente, mi sono autoincoraggiato, perché si capisce che qualcuno va accompagnato, ma purtroppo ero da solo, come questo viaggio. Ho messo i miei provvisori, sono venuto via dalla Moldavia. Dopo 8 mesi volevo i miei denti. Quelli che rimarranno fino a che, spero, si spenga tutta la luce. E niente, ora siamo qua a finire gli ultimi ritocchi a Bucarest, perché sapete benissimo che la situazione in Moldavia è un po' diversa, anche se onestamente mi sono trovato benissimo anche in Moldavia. E qua è uguale, quando ritorni nella clinica c'è la solita cordialità di sempre che ho conosciuto in Moldavia. E qua, ora mi guardano male, devo dire che qua è meglio. No, si sta bene. Ti incoraggiano, ti aiutano, ti consigliano. Quindi, che dire, sono contento. Sono contento di aver conosciuto lo staff, personalmente il dottor Palmas, che mi ha fatto una buona impressione, perché tutti dicono che non c'è, ma c'è, ve lo garantisco. E quindi niente, se avete un mezzo dubbio, telefonate, scrivete, tanto sono disponibili. Estetica mi piace, mi sento a mio agio dopo tanto tempo, e quindi mangio tutto, è quello che non facevo prima. Sorride più. Così? Ma falso, così è il fasullo, dai, non va bene. Così. Però sorride di più di solito. No, prima mi nascondevo, non ridevo più, avevo smesso di sorridere. Perché? Perché ti vergogni. Quindi ora ho ritrovato un po' di fiducia, sto bene. Se Dio vuole. Grazie a tutti.